a lui, padre Alberto Maggi, biblista e teologo. Ciao padre Alberto, come stai? Come va la vita? Buona domenica, sempre bene, anche quando non va bene basta mandarla bene. Esatto, ce la facciamo andare bene. Senti padre Alberto, oggi iniziamo a parlare anche un po' di Natale. Prima però magari ti volevo chiedere un pensiero sul Vangelo di oggi, di che cosa parla? Il Vangelo di oggi casne proprio bene in questa situazione che stiamo vivendo, che certo non è facile. E l'angelo Gabriele, che è all'Annunciazione, dice a Maria: nulla è impossibile a Dio. Letteralmente non c'è nessuna parola di Dio che non si realizzi. Però perché questo si realizzi c'è bisogno dell'ascolto di questa parola, di fidarsi, di credere in questa parola e di collaborare. Quindi questi tre atteggiamenti: ascoltare, fidarsi e collaborare, e allora si realizza l'impossibile. Quindi è una parola di grande speranza e di grande gioia in questa situazione che stiamo vivendo. Fidarsi, anche un po' affidarsi. Certo, fidarsi nel senso credere che questa parola è vera. Tutte le parole del Vangelo, ma proprio tutte, anche quelle che sembrano le promesse più assurde, più mirabilanti, sono vere e veritiere, attendono soltanto di essere accolto in noi e fiorire in forme nuove di generosità, di misericordia, di compassione. E uno dice: toh, era vera la parola del Signore. Era vera la parola del Signore. A proposito di parola del Signore, il Signore che scende tra di noi, parliamo anche un po' del Natale che si sta avvicinando. Sarà un Natale molto diverso dagli altri, vero padre Alberto? Sì, grazie Francesca, facciamo bene anticipare questo tema del Natale, perché è talmente grande. Sarà diverso ma non meno bello, anzi forse più intensamente bello, perché rifletteremo sul fatto del Natale. Da sempre gli uomini hanno cercato di raggiungere Dio, solo che Dio era creduto lontano nell'alto dei cieli. Allora gli uomini volevano salire per raggiungere Dio, ma salendo si separavano dagli altri uomini e non li incontravano mai. Invece Dio è sceso e si è fatto uomo per incontrare gli uomini. Allora qual è la novità del Natale? Che non bisogna salire verso Dio. Con Gesù non si vive più per Dio, con Gesù basta accoglierlo e vivere di Dio e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Il Natale ci ricorda che Dio è in noi, tanto più siamo umani, profondamente umani, tanto più si manifesta il divino che è in noi e cambia la direzione di marcia dell'umanità. Prima andava verso Dio, adesso con Gesù va verso gli uomini. Per far cosa? Che ogni uomo, dopo che l'abbiamo incontrato, possa sentirsi più felice di essere venuto al mondo. Questo è l'augurio del Natale. Questo è veramente un augurio bellissimo. A chi, che cosa però risponderesti a chi ti dicesse che questo sembra però effettivamente un Natale diverso dagli altri? Vuoi perché non ci possiamo ritrovare tra parenti, non ci saranno le grandi tavolate, gli scambi di vestiti, di regali. Cosa bisogna pensare? Ma io credo che la lamentela è una cosa inutile, tanto c'è sempre qualcuno che non è mai contento di come vanno le cose. La situazione è questa, non si può fare altrimenti. Allora vediamo, quando c'è una situazione negativa, quale opportunità si può trovare, cosa di bene. E quindi viviamo anche questo Natale, che sarà senz'altro più tranquillo, più sobrio, nella casa, senza tante distrazioni, e forse capiremo meglio il senso profondo del Natale. Del resto a Betlemme non è che ci fosse un assembramento di gente, esatto. Oddio, c'era un po' di assembramento di pastori, però tutto sommato la situazione era abbastanza sotto controllo. Quindi grazie padre Alberto Maggi per farci vedere le cose sempre in maniera diversa e con un occhio molto particolare, forse un occhio molto dedito al divino. Teologo e biblista padre Alberto Maggi, come ogni domenica con noi, e molto probabilmente, anzi sicuramente, con noi anche il giorno di Natale. Saremo qui in diretta. Grazie. Che non ci saranno le celebrazioni, che Natale lo passiamo insieme. Lo passiamo insieme, esatto, lo stesso. Tutto si trasforma in bene, tutto quanto, sempre. Tutto quanto, sempre, grazie all'aiuto di Dio. Grazie mille, padre Alberto Maggi, teologo e biblista. Grazie a te. Radio Linea, numero uno.